Sì, se qualcuno vuole andare a governare deve conoscere, deve capire, deve studiare, deve approfondire e deve avere numeri e progetti chiari in testa. Quindi avere centinaia di persone che a Roma oggi e a Milano fra poco dedicheranno alcune domeniche del loro tempo non alla famiglia, non al lavoro, non allo studio, non allo sport, ma a studiare è qualcosa che mi emoziona e mi riempie d'orgoglio. A studiare cosa, posso chiedere? A studiare il passato per preparare il futuro, a studiare i numeri dell'economia per capire come quelle di Renzi siano bufale, perché l'Italia cresce dello 0, mentre con un governo normale potrebbe crescere molto di più. Quindi a prepararsi a prendere in mano il governo che oggi è drammaticamente in mano agli Alfano e alle Boschi. Sappiamo tra l'altro che ci sono tantissimi giovani, quindi l'Italia la vogliamo far ripartire dai giovani. Sì, 3 persone su 4 che partecipano a queste scuole non hanno mai fatto politica, ci sono anche dei sedicenni e dei diciottenni, quindi vuol dire che fortunatamente abbiamo seminato bene e c'è voglia. Grazie.